Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick-Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare delle coppe europee, a cominciare dalla Champions League. Si sono giocati gli ottavi di finale tra le migliori 16 squadre del continente, tra cui tre italiane, il Napoli, la Lazio e l'Inter, che si erano guadagnate l'accesso a questa fase della competizione. Cominciamo a parlare di queste sfide degli ottavi di finale, cominciando da quella tra l'Ipsia, i tedeschi dell'Ipsia e gli spagnoli del Real Madrid. L'andata giocata in Germania ha visto il successo proprio della squadra di Ancelotti per 1-0 con la rete di Brahim Diaz. Poi le merengue hanno saputo difendere il vantaggio nella partita giocata al Bernabéu, 1-1 il risultato finale, Vinicius per il vantaggio del Real, pareggio tedesco di Orban che però non basta all'Ipsia per passare il turno, quindi Real Madrid qualificato ai quarti di finale, così come il Manchester City che non ha problemi a sbarazzarsi dei danesi del Copenaghen. I campioni d'Europa vincono la sfida di andata per 3-1 in Danimarca. Marca vantaggio di De Bruyne per gli inglesi, Mattison pareggia per il Copenaghen, poi Bernardo Silva e Foden chiudono il discorso qualificazione già nell'andata. Infatti al ritorno giocato all'Etihad Stadium di Manchester, Akanji Alvarez portano sul 2-0 la squadra di Guardiola, accorcia per i danesi Elneny, chiude il discorso Erling Haaland per il 3-1 finale, quindi Manchester City qualificato ai quarti di finale. La sfida invece tra la Lazio di Sarri e il Bayern Monaco ha visto la vittoria dei biancoceresti nell'andata giocata all'Olimpico di Roma con la rete di Immobile su calcio di rigore. Poi i bavaresi hanno ribaltato il risultato nella gara giocata all'Allianz Arena di Monaco, 3-0 per i tedeschi, doppietta di Harry Kane e Müller, quindi bavaresi ai quarti. Purtroppo finisce la corsa della Lazio. Il Paris Saint-Germain invece alla meglio sugli spagnoli del Real Sociedad, vittoria francese con Mbappé e Barcola all'andata giocata al Parco dei Principi, quindi 2-0 per il Paris Saint-Germain, che replica la vittoria anche nel ritorno giocato in Spagna. Doppio Mbappé per il Paris Saint-Germain, la rete degli Vasquez e di Merino, 2-1 il risultato finale, quindi Paris Saint-Germain che va avanti. La sfida tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Cholo Simeone, con il suo Atletico Madrid, ha visto l'andata giocata a San Siro vincere 1-0 i nerazzurri con la rete di Arnautovic. Poi gli spagnoli hanno vinto la gara di ritorno per 2-1, vantaggio nerazzurro con Di Marco, poi l'Atletico ribalta con Griezmann e Depay. La sfida finisce poi ai calci di rigore, dove l'errore decisivo di Lautaro Martinez elimina l'Inter dalla competizione. Finisce quindi la corsa per la finalista della passata edizione. La sfida invece tra il PSV Eindhoven e il Borussia Dortmund ha visto il pareggio nella gara giocata in Olanda, vantaggio tedesco con Malen, pareggio degli olandesi con De Jong su calcio di rigore. Nella sfida giocata invece a Dortmund in Germania, vittoria dei tedeschi per 2-0 con Sancho e Reus, quindi il Borussia Dortmund accede ai quarti di finale. La sfida tra il Porto e l'Arsenal invece ha visto la vittoria dei portoghesi per 1-0 nella gara giocata al Do Dragão in Portogallo, 1-0 la rete di Galeno. L'Arsenal poi pareggia la questione nella gara giocata all'Emirates Stadium 1-0 con la rete di Trossardi, e i calci di rigore hanno premiato gli inglesi di Arteta, 4-2 per l'Arsenal, che quindi approda ai quarti di finale. L'ultima sfida ha visto di fronte il Napoli di Calzona, neo-allenatore degli azzurri, e il Barcellona di Xavi, l'andata al Maradona 1-1, la rete di Lewandowski per il Blaugrana, Osimhen ha pareggiato per il Napoli. La sfida giocata al Montjuïc di Barcellona e non al Camp Nou, che è il classico stadio del Barcellona, ma hanno dovuto giocare in un altro impianto, visto la ristrutturazione del Camp Nou, ha visto il successo del Barcellona per 3-1. Fermín e Cancelo hanno portato in vantaggio il Blaugrana, Rachmani accorcia le distanze per il Napoli, chiude la questione Lewandowski per il 3-1 finale, quindi Barcellona ai quarti per il Napoli. Finisce la corsa come tutte le altre squadre italiane, infatti non ci saranno nostre rappresentanti nei quarti di finale. Vediamo proprio il quadro dei quarti di finale nella parte alta del tabellone. Ci sfideranno l'Atletico Madrid di Simeone e il Borussia Dortmund. L'altra sfida vedrà il Paris Saint-Germain affrontare il Barcellona. Nella parte bassa invece la sfida tra Arsenal e Bayern Monaco e l'ultima, la grande sfida, quella tra il Real Madrid e il Manchester City, una sorta di finale anticipata. Infatti, come potete vedere in questa parte del tabellone, ci sono le tre squadre maggiormente accreditate dai bookmakers alla vittoria finale, ma per una sola di loro ci sarà posto in finale, Arsenal permettendo.
Passiamo ora all'Europa League, che vedeva un turno transitorio tra la fase a gironi e gli ottavi di finale, che vedevano coinvolte due squadre italiane. La prima è la Roma, che ha affrontato il Feyenoord in questo playoff, in una sfida che sta diventando una sorta di classica europea, visto che è la terza volta nelle ultime tre edizioni delle coppe europee che le due squadre si sfidano. La Roma, che è arrivata seconda nel suo girone di Europa League, quindi trova una squadra proveniente dalla Champions League, e ad avere la meglio sono i giallorossi di De Rossi. 1-1 la sfida in Olanda, le reti di Paschão per gli olandesi, pareggio di Lukaku per la Roma, 1-1 anche all'Olimpico, il vantaggio ancora olandese con Jiménez, pareggia Pellegrini per la Roma, la sfida è decisa ai calci di rigore 4-2 per i giallorossi, che così approdano agli ottavi di finale, così come il Milan, che proveniva dalla Champions League, ha trovato una seconda di Europa League, ovvero i francesi del Rennes. Facile 3-0 per i rossoneri di Pioli, Loftus-Cheek autore di una doppietta, e Leao, quindi chiudono praticamente la sfida già nella sfida di andata, mentre il ritorno in Francia ha visto il successo dei francesi, tripletta di Bourigeaud, due gol sul calcio di rigore per il Milan, a segno Jovic e Leao, 3-2 per i francesi la sfida di ritorno, ma Milan qualificato agli ottavi di finale. Vediamo proprio gli ottavi di finale, dove entrava in scena anche l'Atalanta, che vincendo il suo raggruppamento ha potuto saltare il turno precedente per i bergamaschi, nuovamente sfida allo Sporting Lisbona, che le due squadre si erano già affrontate nella fase a gironi, poi lo Sporting ha dovuto affrontare i playoff, ma il sorteggio li ha messi di fronte di nuovo ai bergamaschi. La sfida in Portogallo è finita 1-1, vantaggio portoghese con Paulinho, pareggio nerazzurro con Scamacca. La sfida giocata al Gavi Stadium di Bergamo ha visto il vantaggio dei portoghesi con Goncalves. Ma la squadra di Gasperini ha poi ribaltato il risultato con Lookman e ancora con Scamacca, quindi i bergamaschi approdano ai quarti di finale di Europa League. La Roma invece è stata sorteggiata con la squadra inglese del Brighton, allenato da Roberto De Zerbi. L'andata è stata un successo clamoroso per i giallorossi, 4-0. Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante hanno chiuso la pratica già nella gara di andata. Il ritorno è stata una pura formalità, anche se ha visto il successo della squadra inglese per 1-0 con gol di Welbeck. Quindi De Rossi porta la Roma ai quarti di finale. Anche per il Milan una sfida molto sentita, quella con lo Slavia Praga. Infatti l'andata a San Siro è finita per 4-2, vantaggio rossonero con Giroud, poi pareggio dei cechi con Dura. Il Milan poi si porta sul 3-1 con Reinders e Loftus-Cheek a corte distanze, Schranz ancora per lo Slavia, chiude il discorso Pulisic per il 4-2 per il Milan, 3-1 la sfida giocata invece a Praga, vantaggio rossonero con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, che quindi portano sul 3-0 tranquillamente la squadra di Pioli, che poi subisce il gol di Jurasek per il 3-1 finale. Milan approda così ai quarti di finale. Vediamo proprio il quadro dei quarti di finale, la sfida tra Benfica e Olympique Marsiglia, mentre c'è quella suggestiva dell'Atalanta contro il Liverpool nella parte alta del tabellone. Liverpool, che è arrivato a questo punto della competizione, è data come grande favorita del torneo. Nella parte bassa, purtroppo, ci sarà uno scontro fratricida tra il Milan e la Roma, quindi solo una di queste due approderà in semifinale, dove troverà la vincente tra il Bayer Leverkusen e il West Ham, vincitore l'anno scorso della Conference League. E passiamo proprio alla Conference League. Superato il turno dei playoff, dove non erano coinvolte squadre italiane, perché la Fiorentina, vincendo il suo girone, è approdata direttamente agli ottavi di finale. La squadra di italiano ha dovuto affrontare gli israeliani della Maccabi Haifa. La sfida di andata, giocata in campo neutro a Budapest, visto che non si possono disputare incontri internazionali in Israele per le note vicende che succedono in quel paese, la Fiorentina ha vinto per 4-3 la gara di andata. Vantaggio viola con Zola, gli israeliani ribaltano con Sek e Kinda, pareggio di Beltrán per la Fiorentina, ancora vantaggio israeliano con Kalaili, poi Mandragola e nei minuti finali Barak regalano il successo alla Fiorentina per 4-3, che quindi doveva poi difendere un gol di vantaggio nella sfida del Franchi di Firenze. 1-1 è finita la sfida in Toscana, vantaggio viola con Barak, nulla è servito il pareggio del Maccabi con Kalaili, quindi Fiorentina qualificata ai quarti di finale. Vediamo proprio il quadro dei quarti di finale di Conference League. L'Aston Villa dovrà affrontare il Lilla, mentre l'Olympiacos se la dovrà vedere con il Fenerbahce. Nella parte bassa la Fiorentina trova i cechi del Victoria Pilsen, mentre il Bruges sfiderà il PAOK Salonicco. Chiudiamo qui con le coppe europee, passiamo al calcio giovanile, parliamo della Youth League, il torneo continentale riservato alle squadre primavera, suddiviso in due rami. Il primo
considerato percorso Champions League, infatti ricalca fedelmente la Champions League dei Grandi con le squadre primavera delle squadre che partecipano alla massima competizione continentale, quindi per quest'anno l'Italia portava il Napoli, Lazio, Inter e Milan, è un percorso campioni nazionale riservato alle squadre che vincono il proprio campionato domestico. Per questa stagione l'Italia era rappresentata dal Lecce, campione d'Italia primavera nella scorsa stagione, che nel turno, primo turno del percorso campioni nazionali ha sfidato i greci dell'Olympiacos. Purtroppo per la squadra a salentina non c'è stato nulla da fare, vittoria greca sia l'andata per 3-1 e sia il ritorno giocato in Puglia sempre per 3-1, quindi finisce purtroppo subito il percorso della squadra giallorossa in Youth League. Passiamo invece a raccontare il percorso Champions League. Purtroppo per Napoli e Lazio nulla da fare, non hanno superato la fase a gironi, mentre l'Inter si è classificata al secondo posto e quindi ha dovuto affrontare il turno di playoff e, ironia della sorte, di nuovo l'Olympiacos sulla strada delle squadre italiane. Anche in questa circostanza i greci hanno la meglio, 0-0 nella partita secca giocata in casa dei greci, poi 6-5 per i giocatori greci ai calci di rigore, quindi si interrompe qui la sfida, si interrompe qui il percorso in Youth League dell'Inter. Gli ottavi di finale invece vedono entrare in scena il Milan, vincitore del suo raggruppamento e quindi già ammesso a questo turno. I rossoneri hanno sfidato i portoghesi del Braga, pareggio per 2-2 al termine dei 90 minuti regolamentari, e questa volta i calci di rigore premiano la squadra italiana, 4-2 anzi, si chiude la sfida ai calci di rigore, quindi Milan qualificato ai quarti di finale, dove ha trovato il Real Madrid. Nuovo pareggio questa volta per 1-1 tra il Milan e il Real Madrid. Ancora una volta però sono i rossoneri a passare ai calci di rigore, 4-3 si ha la sfida dal dischetto per i rossoneri, che quindi approdano per il secondo anno consecutivo alla Final Four di Youth League, che si giocherà nel mese di aprile a Nyon in Svizzera, che vedrà le migliori quattro squadre giovanili del continente. I rossoneri quindi troveranno il Porto in semifinale, considerato a questo punto la favorita della competizione, mentre la seconda semifinale vedrà in scena ancora l'Olympiacos, che dovrà affrontare i francesi, campioni di Francia del Nantes. Bene, chiudiamo qui questa puntata. Se avete come sempre consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!